Allora, siamo qui con Pasquale Inglese, un noto artista foggiano del panorama nazionale ed internazionale, e per fargli qualche domanda un pochettino su quella che è stato il suo iter musicale, e soprattutto la sua carriera. Volevo innanzitutto chiedere, quali sono state le motivazioni che hanno spinto, Pasquale, diciamo, dimostrare questo amore per la sua città e soprattutto per la musica. Quali sono stati, come dire, le corde che sono state toccate in definitiva per portarlo a, diciamo, fare anche dei tour in Sud America? Perché ricordiamo che Pasquale ha fatto tantissimi tour. E se magari ci vuoi, ecco, un attimo, dare una carrellata, ecco. Va bene, intanto ti ringrazio per la bella presentazione e quindi sono felice di essere qui, insomma, ad essere intervistato da te. È un po' difficile fare un excursus rapido, ma in linea di massima possiamo partire dal fatto che da ragazzo ho sempre avuto la passione per la musica, tant'è vero che nel mio paese, sono di Ascoli Satriano, paese in provincia, c'era una banda vocale. Ebbene, io cominciavo a seguire un po' questa banda così, mi piaceva mettersi davanti un po' come si usava una volta, no? E i ragazzini, era la gioia per loro stare lì, semmai a fare i movimenti del maestro. E poi ho avuto i primi rudimenti a scuola elementare che mi sono serviti per poter poi andare avanti e progressivamente girare un po' in lungo e in largo, non solo in Italia come hai detto tu. E poi sono approdato anche quando ero più avanti, diciamo, non, ero giovane, non ero ragazzo, sono andato in conservatorio, quindi Sì, ho ci ricordi un conseguito. po' gli anni del conservatorio, Sì, nel Pasquale? conservatorio, beh, diciamo che sono ricordi sicuramente indelebili, perché tra l'altro, oltre ad avere tanti amici, ho incontrato l'amore della mia vita, Ah, mia moglie, ecco. perché al suo tempo si studiava e naturalmente si faceva i cori insieme, c'era un bel clima una volta, anche forse adesso si è un po' perduto. Quindi ho bei ricordi di amici e di tutto quello che era diciamo, l'ambiente del conservatorio, che naturalmente nel quale si respirava musica a 360 gradi. Pasquale, c'hai un brano inedito che magari non è stato mai reso noto al pubblico, oppure sei riuscito comunque ad esternare tutte le tue, No, no, i no. tuoi Vabbè, arrangiamenti? diciamo che in genere un artista sta sempre, come devo dire, sul chi va là e quindi è pronto a carpire un po' quella che l'ispirazione ci viene Certo. data. E quindi ho qualche cosettina, ma tu vorresti carpire il mio segreto in questo No, momento? assolutamente, No, semplicemente se per come obiettivi nell'immediato futuro c'è qualcosa comunque in caldo che diciamo fa parte sempre del tuo iter, del tuo sì. percorso, No, no, insomma. io diciamo che l'anno scorso è stato un anno bellissimo per me, molto, con grandi soddisfazioni, in quanto diciamo, ho vinto due concorsi nazionali di polifonia vocale, quindi la musica è abbastanza impegnativa. Ho scritto per coro a quattro voci sia una canzone di Federico II di Svevia, quindi Sì. 1200-1220, e in occasione di questo concorso è stato diciamo, messo in auge perché ricorreva l'800° anniversario della incoronazione al Sacro Roma, cioè imperatore del Sacro Romano Impero di Federico Certo. II. Quindi per l'occasione è stato fatto questo concorso, ho partecipato, sono uscito tra i vincitori, una grande soddisfazione, e successivamente c'è stato anche un altro concorso di polifonia vocale, c'è coro a quattro voci miste, classici, soprano, tenore, soprano, mezzosoprano, tenore e basso, queste sono le quattro voci. Ebbene, anche lì sono riuscito a musicare con gioia anche l'incipit della Divina Commedia. Non lo so se ci sono stati altri prima di me, ma comunque è un merito che sono orgoglioso di avere. Benissimo, Quindi ma Pasquale, questo. noi sappiamo che tu hai avuto anche delle molte collaborazioni con artisti importanti come Michele Placido, anche con lo stesso Renzo Ma Arbore, insomma, certo, ci sì. vuoi parlare un attimo della qualità di queste collaborazioni, Ma insomma? io Qual è intanto. stato in definitiva l'artista con il quale ti sei trovato meglio dal punto di vista qualitativo e soprattutto qual era il tuo idolo da giovane a cui ti rifacevi, Beh, insomma? insomma, gli idoli naturalmente non potevano essere i miei amici d'infanzia, tipo Michele Placido, col quale insomma, sono legato da una fraterna amicizia che Certo. deriva un po' dalla nostra adolescenza. E invece per quanto riguarda. Poi abbiamo fatto spettacoli insieme, diversi Certo. spettacoli, quindi continuiamo un po' questa Ce ne amicizia. vuoi ricordare qualcuno? Sì, io sono stato, beh, se non ricordo bene, 7-8 anni fa, alla Città del Cinema. La Città del Cinema. Abbiamo fatto uno spettacolo di musica,
di musica e di poesia, sì, veramente molto bello. E ho delle registrazioni, poi semmai te ne farò vedere. Certo. Invece per quanto riguarda, volevi sapere anche Renzo Arbore. Certamente. Renzo Arbore, diciamo, abbiamo, come devo dire, un'amicizia legata agli insegnanti di Renzo Arbore, sì, che sono stati il maestro Garofalo, sì, del pianoforte. Sì, ricordiamo tutti. Dico Garofalo e anche il maestro Romolo Russo, sì, che lui ricorda benissimo, perché mi ha detto testualmente: io conosco ancora e ho gli spartiti della diteggiatura per chitarra. Che certamente. Quindi abbiamo avuto e ultimamente ci siamo visti con Renzo, io ho suonato davanti a lui alla, come si chiama qui, alla Sala della Provincia. Sì. Palazzo Dogana. Palazzo Dogana. Sì. Perfetto, vedi. E c'era la manifestazione proprio per ricordare il maestro. Io ho suonato con mia figlia, che suona anche di flauto, io ho tre figli, insomma, uno suona il corno e l'altro il sassofono, arrangiatore che sta a Roma nella RAI. E poi per l'occasione abbiamo suonato un pezzo del maestro Garofalo, c'erano gli astanti, la sala era gremita. Certo. Ricordo veramente con soddisfazione che c'era un silenzio tombale, poi alla, certo, fine insomma c'è stato uno scroscio, un applauso così fragoroso e insomma mi sono anche un po' emozionato. Certo. E Renzo è venuto vicino a congratularsi. Certo. E quindi per me è stata anche una bella soddisfazione, questo rapporto di amicizia che continua anche nel tempo. Ma Pasquale, qual è stato il ruolo della famiglia in questo percorso? Insomma, ecco, hai conosciuto, hai detto, tua moglie in conservatorio, sì, poi comunque hai messo su una bella famiglia di musicisti, perché mi è sembrato di capire che ne sei fiero di questa assolutamente cosa. Beh, non e a livello esattamente, a livello proprio di percorso personale e musicale, cosa ha aggiunto a già quello che avevi da giovane, insomma? Ma, beh, sicuramente, diciamo, la famiglia è importante. Certo. Io avevo, tra l'altro, il mio papà che da ragazzo suonava come al solito nella banda del paese, perché, sì, molti di questi musicisti, queste persone hanno fatto esperienza con le bande. Certo. Ed è veramente una cosa magnifica, perché ti porta a scoprire, non lo so, delle cose che non potresti farlo se non tu non fossi all'interno. Certo. E quindi diciamo che da questo diciamo, come di caposcuola, possiamo dire, genitori, anche mio suocero, per esempio, che era un baritono. Certo. Un baritono. Quindi nell'ambiente della famiglia aleggiava un po' questo fatto della musica. Certamente. E quindi l'ho portato avanti. Non dimentica means don't forget you are my darling. Don't forget to be. All you mean to me. Con Pasquale Inglese chiedevamo a Pasquale per l'ennesima volta di che cosa, quali sono i suoi ricordi relativi a Renzo Arbore e soprattutto il suo rapporto con jazz quando ha suonato proprio qui. Va bene, allora ringraziamo la campana che sta suonando per noi, forse per i musicisti di una volta. E devo dire che questo è effettivamente un locale che è legato ai ricordi di tanti musicisti, grandi musicisti che sono passati di qui e poi hanno suonato non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Vabbè, ne ricordiamo Renzo Arbore, ma sono venuti altri musicisti di una volta, il maestro Tolomei, Franco Tolomei, che dovete ricordare, il maestro Romolo Russo, Amatruda, insomma, sono i nomi di spicco della storia della musica foggiana. E qui sono venuti anche altri artisti che non fossero specificatamente musicisti. È venuto per esempio Nino Bampi, cito alcuni, ma tantissime personalità. E ricordo serate bellissime quando si faceva del jazz un po' come a turno, cioè si cambiavano i musicisti, molti suonavano lo stesso strumento, due o tre batteristi, e allora si suonava la batteria, uno amichevolmente cedeva il posto all'altro, e così la ricchezza, suonisti, contrabbassisti, io suonavo il contrabbasso. Molti diversi pezzi puoi anche rifarli ai solisti di Città Partenope a quel periodo lì? Sì, sono stati, sì, fatti anche qui? No, io direi no, perché è un altro genere. Ah, ecco. Solisti di Città Partenope, diciamo, nello stile
portano avanti il nome della città di Napoli. Certo. Quindi è una cosa completamente diversa. Invece allora, ci parli anche del memorial sui bombardamenti che ha subito Foggia nel secondo dopoguerra. Sì, come tutti ti sei commosso a quell'occasione? Ti dico che vabbè, è una cosa che commuove tutti. Sì. I nostri antenati che hanno subito questi bombardamenti, io ho parlato con testimoni oculari, certo, che hanno detto effettivamente che era una cosa terribile, ascoltare il rumore stesso degli aerei ti portava in paura, insomma, ti terrorizzava. E io e mia moglie, perché devo dire che in questo caso ha partecipato anche lei, abbiamo scritto una cosa bellissima, si chiama The Memorial Day, un pezzo che è stato eseguito in occasione del 70° anniversario, quindi sono 7 anni che è stato eseguito davanti al Teatro Giordano, un'orchestra sinfonica, certo, del Conservatorio di Foggia, la ricordiamo. E c'è anche qualche filmato che ricorda questa cosa, quindi abbiamo sentito profondamente questa cosa e l'abbiamo trasmessa in musica, che è la nostra arte, diciamo, la nostra. Quali sono passione adesso, Pasquale, gli obiettivi dell'immediato futuro per quanto riguarda la tua mia carriera? Attività? Beh, io essendo compositore sono sempre, voglio dire, in arte, così dire, sì. Quindi appena posso scrivo sempre delle cosettine che posso interessare, partecipo a dei concorsi, ho anche il piccolo gruppo musicale con cui suono, certo, quindi musica attiva come esecutore, sì, come strumentista, e poi musica creativa come compositore. Adesso aspettiamo l'autunno, perché sì, ci sono delle news. Benissimo. Delle news. Benissimo. E voglio anticipare, ma non abbiamo ancora il sonoro, perché è un'autentica sorpresa. L'ultima cosa che ho vinto un concorso per quanto riguardava un coro di voci bianche, che doveva inneggiare alla legalità, all'ecologia, sì, quindi dedicato ai ragazzi, soprattutto quelli delle scuole, che hanno a cuore questo problema, quindi per sensibilizzarli ancora di più, certamente, a fare in modo che essi siano i cittadini di un mondo futuro migliore. Senti, Pasquale, il tuo rapporto invece con Federico II, ci vuoi Federico parlare? Federico II anche è una cosa che sta molto da vicino a me, perché Federico II, proprio per quello che dicevo prima, è stato anche un mio cavallo di battaglia, nel senso che io ho avuto l'onore di musicare una canzone scritta in un italiano arcaico del 1200-1220, che è stata premiata, certo, al concorso dell'Arcopo a livello nazionale. Non abbiamo ancora l'audio perché ci saranno proprio le news, ci sarà la prima assoluta, ma questo come da contratto è previsto per il prossimo autunno. Benissimo, invece prossimo con Dante invece Dante Alighieri siamo sempre lì. Ho avuto il piacere, l'onore di musicare, certo, Dante Alighieri, non è, insomma, è un sommo poeta, e mi sono permesso di scrivere qualcosa che riguardasse proprio l'incipit, ossia nel mezzo del cammin di nostra vita, eccetera, eccetera. Quindi mi sono sentito preso e ho voluto dare quasi una colonna sonora. Benissimo. A questi versi meravigliosi del nostro sommo poeta. Ricordi, tanti ricordi legati a questo nome, Taverna del Gufo, quando arrivo effettivamente, e quante jam session sono state fatte qui, ricordo tantissimi colleghi, amici, Arnaldo Santoro per esempio, è stato amico mio, lui dedicava, era un avvocato, si dedicava alla batteria, ed era anche bravo, e insieme a poi Nicola Iocola, Yamatruda che ho detto io, insomma tanti personaggi che hanno fatto la storia del jazz a Foggia. E io vorrei terminare questa videata, così, questo ricordo, con la speranza e l'augurio che possa rinverdirsi e possa ritornare da capo ai vecchi fasti, questa Taverna del Gufo, perché lo sento proprio nel cuore. Auguriamoci che sia così. Grazie a Pasquale Inglese. No, grazie a te, sei stato gentile. E se mi permetti vorrei ringraziare il nostro operatore, cameraman, regista Potito Chiumarolo, e un applauso glielo faccio io. Un applauso glielo facciamo entrambi. Grazie, Potito.